Wahey! Ben ritrovati da AndreLink91 in questo nuovo video. Da un po' di tempo a questa parte molti mi chiedono come poter scannerizzare un QR code per Inazuma Eleven Go Galaxy su Citra emulatore. Non mi sono mai interessato veramente a questo argomento, dicevo sempre andatevi a vedere qualche tutorial che sicuramente c'è già e in realtà c'è e non c'è, ma dato che continuate a chiedermelo, ho deciso di realizzare questo video. Ora, in genere io non amo utilizzare emulatori per quanto riguarda i giochi che possiedo fisicamente, ed è questo il motivo principale per cui non ho mai trattato questo tipo di argomento, ma oggi mi sembra doveroso farlo perché è giusto dare un aiutino a chi è più in difficoltà. E è un procedimento piuttosto semplice, vi basta però avere due strumenti importanti. O meglio, uno in realtà. O Photoshop o Paint. Paint ce l'hanno tutti quanti installato su qualsiasi dispositivo Microsoft, mentre Photoshop o lo acquistate o usate vie traverse. Ma io non vi ho detto niente. La prima cosa da fare, ovviamente, per scannerizzare un QR code è andare su qualsiasi sito voi abbiate di fiducia nel quale trovate i QR code e poi, appunto, salvare l'immagine del QR code. Io sto usando quelle di Gandares e Rugel. Gandares ci ha fatto le prove, Rugel ci facciamo il video. Eccolo qui. È un po' messo così per storto, ma va bene lo stesso. Tasto destro, salva immagine con nome e la salviamo nel desktop con il Rugel Baran QR, ok? Nome di default. A questo punto io sto usando la Inazuma Eleven Wiki Fandom, ok, tutte quante queste cose belle così. C'è di tutto qui, c'è davvero davvero di tutto, da come reclutare alcuni personaggi a dove trovarli. Certo, c'è un pochino da fare una piccola ricerca quando si tratta di trovare un personaggio particolare, ma insomma ci se la fa. A questo punto andiamo su Photoshop. Aprite l'immagine che avete scaricato con Photoshop, eccola qui, e intanto io vi faccio anche vedere un file che avevo già salvato per appunto avere bene in mente le proporzioni con le quali lavorare, così almeno facciamo un lavoro più veloce. Eccolo qua. Questo è il QR code di Gandares che mi sono salvato appunto per lavorare bene con le proporzioni. A questo punto io seleziono il tool per i rettangoli, il tool per la selezione rettangolare, mi do un attimino un'idea bene quanto è grande l'immagine. Allora, facciamo 13 e 14 di altezza e 13 e 30, e 40 di lato, perfetto. A questo punto, io cosa faccio? Apro una nuova immagine, 2560x1440, ok, e porto il QR code qui. A questo punto lo vado a selezionare, stando però ben attento alle proporzioni che scelgo. Facciamo così, lo seleziono, eccolo qui. Tasto destro, trasformazione libera. Ora scelgo le proporzioni che voglio. Le proporzioni sono 13,40 x 14. Vediamo un po'. Eccolo qua. Sì, così. E per metterlo al centro, facciamo applica. Per metterlo al centro io uso un trucchetto piuttosto particolare. Seleziono tutta l'immagine e poi con lo strumento per muovere l'immagine clicco qui. Allinea centri orizzontali. Da solo. Va da solo. Ovviamente poi se vedete che non è perfettamente al centro in alto, basta prenderla e spostarla. Poi ovviamente regolatevi voi quando andrete poi ad operare su Citra. Con Paint come si fa? Si apre Paint, si va su menu, si sceglie nuovo, eccola qua, ti dà l'immagine così. Selezioniamo 2560x1440, ok, blocca proporzioni manco per il cavolo, e poi portiamo la nostra immagine di Rugel. Eccola qui, perfetto, perfetto. Trascinandola ce la seleziona già di suo. Quindi ingrandiamola, più o meno dovrebbe essere così, credo, e la possiamo spostare. Poi menu, salva con nome, immagine, la chiamiamo foto 2, la salviamo come JPEG. Eccolo qui.
Salva. A questo punto apriamo Citra. Ogni qualvolta Citra vi richiede di aggiornarlo, voi aggiornatelo. Io per esempio qui ho Inazuma Eleven Go Galaxy Supernova. Dove l'ho trovato? Usate Google. Ad ogni modo, prima di cominciare, andiamo qui. Perfetto, avviamo il gioco. Per andare nella sezione QR Code andiamo qui su Extra. E andiamo su QR Code. Qui. Eccola qui. Ecco, io già ho questo, ma attenzione, non fateci caso. Prima di scannerizzare tutto, andiamo su Emulazione. Configura. Generale Sistema. Camera. Quindi ogni volta che volete usare una foto nuova, dovete comunque sia fare questo procedimento, ovvero andare sulla camera, selezionare camera posteriore, foto singola in 2D e poi selezionare l'immagine da caricare. Tutto chiaro? Questo ogni volta che volete scannerizzare un QR code nuovo. Primo tentativo. Al primo tentativo, subito, QR code preso. Ovviamente io l'ho già scannerizzato nel mio salvataggio, quindi non me lo fa riprendere. Però funziona. Segnatevi le proporzioni che ho usato io. Cercate di tenere bene al centro l'immagine e tac, primo tentativo anche voi. Potete riuscire a scannerizzare un QR code per Inazuma Eleven Go Galaxy. Ovviamente questo vale per tutti gli altri giochi, tipo Yo-Kai Watch, gli altri Inazuma Eleven, Pokémon, se per qualche ragione giocate a Pokémon e vi servono i QR code. Che cosa ci fa Pokémon con i QR code? Non lo so. Questo era il metodo con Photoshop e con Paint. Paint, ve lo ricordo, è incluso con tutti i sistemi Microsoft, Windows e quant'altro. Photoshop invece, ve l'ho detto, o lo comprate o utilizzate via traverso. Ma in quel caso io non vi conosco e potrete anche voi scannerizzare i QR code. Bene, ci siamo. Spero che questo video sia stato esplicativo un pochino per farvi capire come scannerizzare QR code, quindi spero che vi sia anche piaciuto. In descrizione, come sempre, link per Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye!